il G7 che si sta svolgendo a Pescara, oggi prima giornata di confronti fra i ministri dei paesi industrializzati, con anche momenti di visita alla città, come anche accadrà nei prossimi giorni. Una giornata che ci viene raccontata in diretta da Luca Pompei, il nostro inviato. Luca, mi senti? Eccolo qua. Buonasera. Buonasera Marina, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Una giornata definita storica perché per la prima volta al G7 hanno partecipato le delegazioni di Libano, Palestina e Israele, in un momento storico evidentemente di grande angoscia per la guerra che sta infiammando il Medio Oriente. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha voluto fortemente la presenza delle delegazioni qui nella prima giornata alla G7 di Pescara per lo sviluppo e ha specificato certamente non per gettare in qualche modo le basi per un cessate il fuoco, sono altri gli ambiti che si dovranno occupare di questo, ma già il fatto che sia i rappresentanti della Libano, il ministro degli esteri Abdullah Bawabib, il ministro dell'autorità nazionale palestinese Muhammad Al-Umar e l'ambasciatrice FAO per Israele Orly Gil abbiano accettato di venire qui a Pescara senza preclusioni, è un segnale estremamente significativo. Ebbene, a conclusione di questa giornata, dove sono stati in qualche modo gettate le basi anche per quel che riguarda soprattutto gli aiuti umanitari da inviare alle popolazioni civili, il ministro Tajani ha annunciato una dichiarazione che abbiamo qui, la dichiarazione umanitaria di Pescara della presidenza, a conclusione della presidenza del G7, in cui dice tra le altre cose: la conferenza umanitaria ha gettato le basi per la ripresa di un dialogo rilevante tra i paesi della regione. I membri del G7 hanno ribadito il loro appello a favore di una soluzione diplomatica in Libano in conformità con la piena attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite numero 1701, affinché cessino le ostilità a Gaza, vengano rilasciati gli ostaggi e si ponga fine alle sofferenze dei palestinesi e degli israeliani. Sono previsti ulteriori colloqui con i partner regionali in occasione della conferenza a sostegno del popolo e della sovranità libanese in programma in Francia il 24 ottobre, dei Rome Med Dialogues e del vertice dei ministri degli esteri del G7 a Fiuggi a fine novembre, al quale parteciperanno anche i partner arabi. Questo a conclusione della dichiarazione cosiddetta di Pescara del ministro Tajani, che ha anche annunciato gli impegni dell'Italia per quanto riguarda i piani umanitari, a partire dal modello Food for Gaza, già 47 tonnellate di beni alimentari in la striscia di Gaza e altri 15 tir che partiranno venerdì prossimo da Genova, passeranno per la Giordania e raggiungeranno Gaza, e altri 25 milioni per Palestina, Libano e per la ricostruzione di Gaza. Da domani si entrerà nel vivo affrontando temi legati allo sviluppo e alla cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo, in particolare nell'Africa. No a un nuovo colonialismo, no al paternalismo, ma una collaborazione vera e propria secondo quelli che sono i canoni del piano Mattei. E quindi anche domani giornata intensa di lavori. A conclusione di questo nostro collegamento c'è stato un intervento, un videomessaggio della Premier Giorgia Meloni nel pomeriggio qui all'Aurum. Abbiamo preso uno stralcio, il più significativo, dell'intervento di Giorgia Meloni. Andiamolo ad ascoltare e poi la linea può ritornare allo studio. Come presidenza italiana del G7 abbiamo promosso questa conferenza umanitaria sul Medio Oriente nell'ambito dei lavori della ministeriale sviluppo, perché riteniamo prioritario in una fase così complessa fare il punto insieme e capire come possiamo migliorare il lavoro già importante che abbiamo portato avanti sul piano umanitario per le popolazioni civili del Libano e della striscia di Gaza.
Anche per questo ho voluto recarmi in missione in Giordania e in Libano nei giorni scorsi. Nei miei incontri è emerso chiaramente che è necessario dover affiancare agli sforzi che stiamo portando avanti sul binario politico per un cessate il fuoco anche un binario parallelo umanitario sul quale dobbiamo impegnarci con la stessa determinazione. Voglio salutare i rappresentanti israeliani, libanesi, palestinesi che oggi sono a Pescara. La vostra presenza è per noi particolarmente significativa ed è particolarmente importante per poter capire i bisogni più urgenti e le proposte operative per poter far fronte a quei bisogni. La situazione a Gaza è ogni giorno più drammatica e i bisogni della popolazione sono sempre maggiori. L'Italia, come sapete, è stata da subito in prima linea nell'azione umanitaria. Abbiamo attivato nave Vulcano, lanciato un ponte aereo per assicurare cure mediche e assistenza ad oltre 100 bambini palestinesi in Italia e più di recente abbiamo dato vita all'iniziativa Food for Gaza, con cui abbiamo rafforzato la cooperazione tra le agenzie del Polo ONU di Roma e le migliori forze del sistema Italia. Sono già arrivate nella striscia oltre 47 tonnellate di beni alimentari. Nei giorni scorsi, prima a Cipro, a margine del vertice Med9, e poi in Giordania, ho avuto modo di approfondire con Re Abdullah II la proposta giordana di una Gaza Humanitarian Gateway per aumentare ulteriormente l'accesso umanitario alla striscia e per far fronte alle crescenti esigenze di aiuti. È una proposta che io considero molto valida. L'Italia ha infatti garantito il suo supporto e mi auguro che da questa conferenza possa emergere lo stesso sostegno.